oggi sono altrove. Non ho cercato, non è che io abbia cercato di adeguarmi, non direi, direi che ho accolto i cambiamenti che ci sono stati con molto entusiasmo e con molto piacere, e li ho sentiti come una cosa che desideravo, dunque non era, mi è sempre sembrato piuttosto che le trasformazioni che ci sono state sono state degli adeguamenti del mondo ai desideri miei, e non che fossi io a dovermi adeguare al mondo. Una meraviglia. Ecco, dunque, no, in realtà è quello che dicevo anche ieri, se lei c'era, e che dico, che cerco di dire, è che io ho questo straordinario privilegio, che sono forse l'unico fotografo ad avere, o quasi l'unico, a avere vissuto, non soltanto vissuto, ma avere realizzato, diciamo accompagnato col mio lavoro tutta questa trasformazione. Cioè io non mi sono adeguato, la trasformazione è stata allo stesso tempo la mia. Cioè la trasformazione dal reportage della moda degli anni 50 e 60 a quello che succede oggi, per il quale neanche più penso né a reportage né a moda. Soprattutto non ci penso affatto, non ho più niente a che vedere. È un po' comunque quello che sta succedendo in ritardo rispetto alla sua personale storia d'evoluzione nel mondo, per esempio, di questa Magnum, parlo di Magnum come esempio, cioè questo fotogiornalismo o reportage che si stanno trasformando, diventando sempre più qualcosa di molto più distante da ciò che era fino a qualche anno un discorso giornalistico. E per la Magnum è molto più difficile che per me, perché la Magnum vive del ricordo di K e dunque non può così facilmente staccarsi da quel ricordo, dunque ci sono attaccati. Allora, individualmente certi fotografi vanno altrove, Martin Parr va altrove, anche se poi a certi piace, a certi non piace. Dunque ce ne sono 4 o 5 che vanno un po' altrove, e gli altri invece, anche un fotografo che io amo molto, che è un amico e che stimo immensamente come Erwitt, non può staccarsi dall'idea del reportage. Cerca, ma non può veramente. Quindi secondo lei ha ancora senso il fotogiornalismo oggi? No. Per quale motivo? Intanto perché le riviste fotografiche non ci sono più, e poi perché il lavoro del fotogiornalista lo fa chiunque. Cioè quello che chiunque non fa è il lavoro del fotogiornalista intelligente, che ha pensato come poteva essere Cartier-Bresson, come poteva essere Eugene Smith, ma per un lavoro così non c'è posto. Ci sono certe cose che riappaiono, per esempio il New York Times ha una sezione fotografica che pubblicano su internet, e lì ci sono delle cose interessanti spesso. Dunque ci sono, si aprono degli orizzonti nuovi, si apriranno, ma non penso che saranno la stessa cosa. Penso che non avranno più la pretesa di testimoniare. La rete internet può in qualche modo dare nuovi orizzonti? Ah, certo. In questo senso? Certo. Rispetto al lavoro che sta facendo, per esempio? Sì, salvo che io adesso non mi interesso più solo di internet, e non tanto di internet, quanto dell'iPad. Che è una cosa naturalmente simile ma diversa. Che cosa le sta suggerendo per il momento? L'iPad? Mm-hmm. L'iPad, la definizione che ne do di... Dunque io sul mio programma iPad ci lavoro da un anno e mezzo e non l'ho ancora finito. L'avrò finito fra non molto, fra forse 2 mesi. E quando l'avrò finito, il mio... programma application, si dice, la mia application iPad sarà quello che a me piace chiamare un po' metaforicamente
una fotocopia del mio cervello. Cioè sarà una fotocopia di quello che succede nella mia testa. Questo è estremamente interessante come possibilità, direi, sì. Anche espressiva. Sì, cioè una possibilità di associazioni di idee come quelle che faccio nella mia testa. E questo con l'iPad è ancora molto più possibile che con l'internet. Solo che è un gran lavoro. Nel frattempo sta già scattando, progettando immagini in funzione di questo nuovo medium? No, quello che ci sarà sull'iPad sono 2000 foto, le 2000 foto che giudico valgano la pena di essere mostrate dei miei 65 anni di fotografia. E poi, come non si sta fermi, mi diverto a fare delle cose diverse. Farmi qualche esempio? Sì, questo ultimo lavoro che faccio da 2 mesi sono foto che sono il contrario dell'istante decisivo. Io sono sempre stato un fervente e fedele, finalmente, credente nell'istante decisivo, salvo per un periodo di un anno o due quando facevo dei montaggi, dei fotomontaggi con Photoshop, 15 anni fa. Di cui non sono mai stato interamente soddisfatto. E dunque mi sono detto, prima di morire vorrei farne che mi piacciono. E dunque adesso da 2 mesi faccio questa serie di fotomontaggi con Photoshop. Diciamo che adesso mi piacciono, fra un anno magari le dirò che no, è tutto sbagliato, non lo so. Adesso mentre li faccio mi diverte. E l'interesse, insomma, per me l'interesse è sempre stato di avere un piede su un binario e un piede sull'altro. Io facevo le foto direttive di moda, dove dicevo al ragazzo chi era mettiti lì e fai questo movimento, e facevo le foto che si chiamavano allora di reportage, dove coglievo quello che succedeva. E così adesso faccio le foto dove colgo l'attimo, che sono le foto che faccio continuamente, e ho fatto questa serie dove invece metto insieme l'attimo, lo fabbrico, come lo farebbe un pittore, che è esattamente il contrario. E io mi diverto a fare delle cose opposte allo stesso tempo, perché mi fa funzionare la testa. Quindi è la necessità di esprimere la propria visione comunque? Sì, no, ma è la necessità di esprimermi in diversi linguaggi, cioè se io quello che voglio dirle adesso, glielo dico in italiano, e poi viene un giornalista inglese e io glielo dico in inglese, il fatto di averlo detto in italiano e in inglese mi aiuta a chiarificare le idee. E questo è lo stesso processo che avviene? È lo stesso processo, sì. Producendo sì. Le immagini? Sì. Ma lei lo avverte come un limite dello strumento fotografico, quello di richiedere un secondo intervento, ad esempio? No. No, affatto, è un'altra possibilità. No, io posso, non è che ci siano delle cose che io non posso dire in fotografia. E come non direi che c'è un limite della lingua italiana, non credo che ci siano cose che non potrei dire in italiano, che un grande poeta non potrebbe dire in italiano. Però dirle in inglese è ancora un'altra, permette di vedere le cose ancora da un altro lato. Un problema di angolo di visuale. Sì, sì. Quindi sta cercando una visione a 360 gradi in qualche modo. Sì. Ottimo. Per quanto riguarda invece la mostra di Spilimbergo, come è nata? La mostra di Spilimbergo in realtà è una ripetizione di una mezza dozzina d'altre mostre che ho già fatto, cioè io mi trovo in una situazione dove ho lavorato 65 anni e ho fatto tante cose diverse che la gente non mi prende più sul serio perché dice ma questo non è sincero se fa delle cose così diverse. Questo è troppo abile, insomma, non ci si crede più. E io ho avuto una difficoltà di posizionamento per questo.
non me ne importa niente, ma insomma è stato così. E dunque ci penso quando preparo una mostra. E dico sì, ma io non posso mostrare tutte le cose diverse che ho fatto, la gente si confonde, dunque bisogna che io semplifichi perché la gente possa un po' capire. E dunque il modo che adesso mi piace di più tra i modi possibili è quello di mostrare il principio alla fine, cioè il principio del mio lavoro di fotografo negli anni 50 è quello che faccio adesso, e di dire beh, quello che c'è tra in mezzo non te lo mostro, ma se vuoi lo puoi immaginare. Puoi andare a vedere sul sito. Può andarlo a vedere sul sito. E dunque queste ultime 5 o 6 esposizioni che ho fatto a Vienna e a Lugano, più non so dove altro, sono fatte un po' su questo principio. Ottimo. In questo momento ti senti più legato alle ultime o alle prime cose? Ma sento naturalmente alle ultime. E tra le ultime, se dovessi scegliere qualcosa? Beh, tra le ultime c'è una serie che si chiama, e che continuo a fare, che si chiama Un œil au bout des doigts, Un œil at the fingertips, un occhio alla punta delle dita, che sono fotografie fatte con un piccolo compact Canon, per dire il nome, e sono istantanee di quello che vedo, cioè sono fotografie che 30 secondi prima non le vedevo, non le immaginavo neanche. E poi sono lì davanti a me le fotografo, e poi spariscono, non ci sono più. Se ho fortuna la foto è buona, una volta su 100 ho fortuna. E dunque la serie si chiama Un œil au bout des doigts, ed è una serie che continua e dove vengono dentro delle cose completamente diverse, delle fotografie intime, delle fotografie di fiori, delle fotografie di pentole, delle fotografie per strada, quello che è. La cosa che mi ha colpito, rovistando un po' tra le pagine del sito sulle cose un po' più recenti, è la capacità di adeguare il linguaggio a quelle con una freschezza, una modernità assoluta, cioè al di là del livello che sicuramente non è comparabile perché è enormemente più alto, però c'è lo stesso tipo di freschezza d'approccio che possiamo vedere su alcune pagine di gente comune che usa la fotografia in modo molto... Di Flickr? Sì, per esempio. Ah no, ma Flickr è una cosa importantissima, cioè il fatto che oggi tutti utilizzino l'apparecchio fotografico più o meno bene, io lo trovo molto importante, e soprattutto trovo importante che tra queste cose che tutti fanno ce ne sono che io le guardo e mi dico ma questa l'avrei voluta fare. E mi capita continuamente. Invece quando vado alle esposizioni fotografiche non ne vedo tante che avrei voluto fare.